10. Quanti anni hai? 15? Per favore, no, va bene, 15, allora prima finisce, sentite questa, adesso facciamo come i vecchi. Allora, prima devi studiare, ti devi fare una famiglia, anche i vecchi di, una certa epoca. No, che tipo, però no, possiamo fare l'unità del microfono, per favore? Grazie, scusa. Vorrei sapere proprio che tipo di consiglio vuoi, cioè nel senso, ti prego, non essere così generica, dimmi. Allora, diciamo, a parte lo studio, che penso sia più o meno scontato, che se qualcuno studia comunque una preparazione migliore, e quindi... Non è sempre scontato, però comunque è una cosa che sì, io consiglierei, così. In generale, come prendere l'occasione... Come viverlo? Ecco. Queste domande da niente, no? Come viverlo? Ecco, intanto viverlo è una bella cosa, cioè vivere questo mestiere significa entrarci in contatto, sviluppare o meno, sviluppa coscientemente o meno il motivo per cui fa questo mestiere. Se ti piace perché ti senti una regina, fallo, perché ci sono attrici regine straordinarie, bellissime. Se ti senti perché ti riempie di vuoti, fa, non so, insomma dipende, credo che lo scoprirai fra un po', ecco, non adesso. Se adesso c'hai come, ti posso dire, non andare all'estero, ecco, rimani qua, ecco, questo lo posso dire. Perché? Anche questo è cambiato, che fino a 2-3 anni fa diceva vai fuori, no, ma rimaniamo qui e cerchiamo di fare cose qui, che tanto di strutture poi di persone ce ne stanno anche sane, è poco, e cerca di non pagare mai. Questa la butto lì, nel senso, non che poi delle istituzioni private non siano valide, magari non le conosco, ma penso che qualcuno insomma ci sarà, però credo che questo dovrebbe essere come nell'est Europa un servizio pubblico, quello di educare al lavoro culturale. Troppo ce ne stanno le cose qui, ma anzi insieme. Ho risposto no, però sì. Comincia anche a nutrirti di risposte non date. Quando vincerà l'Oscar lo ringrazio, però esatto. Ma credo che sarò morto. No, ma non per darti che lo vinci a 70 anni. No, sono proiettatori, no. Non è così. Allora venire con questo da Mledo, il dischio, dai. Allora ci sono, ecco, una domanda. Grazie mille. Prego, grazie a te. Una domanda più ilare, magari. Molto ilare questa, no? No, ma neanche la risposta, capisco cosa. Ciao Valerio, finalmente ci riesco, non ci chiedo un altro cosa. Vuoi che mandiamo via tutti? Lo possiamo fare? No, per carità. No, nel senso di rimanere noi a chiacchierare. Volentieri, ma non c'è tempo, purtroppo. Vabbè. Sono studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Bari. Sto puntando a fare la regista, vorrei un consiglio. Per te. Allora, intanto come attrice una ce l'hai, è quella là. Scrivi un bel cortometraggio. E poi c'è un assistente alla regia che potrebbe essere una ragazza di 15 anni. Beh, se studi Belle Arti. Consiglio mio, cioè che volevo, non mio, scusa. Consiglio tuo, dammelo, va, perché no. Dimmi come vorresti che ti rispondessi, ti prego. Secondo te, tanto che sei passato da attore, regista, che si può definire il bravo attore e l'approccio giusto da parte del regista, quale può essere? Per scegliere questo bravo attore, tra virgolette. Boh, dipende da che personaggio gli devi far interpretare, credo. Cioè, nel senso, poi gli attori, dipende che film vuoi fare, ma tu di dove sei? Io, in Grecia. Di Grecia dove? Sparta. Dai, dici questo è Sparta, per favore. No, ma dico 300. Qualcuno ha mai conosciuto uno di Sparta? È bella questa cosa. Ma Bari è piena di Sparta. Bari è piena di spartani. Bene, gli ateniesi dove le vedete mandare? Senti, questo ti posso dire, cioè, poi il lavoro del regista nella scelta dell'attore è una cosa che io magari ho fatto anche di corsa per questo film, non vuol dire che sono stati, però insomma se avessi avuto più tempo ci sarei stato molto di più con gli attori a lavorare, però dipende dalla storia che vuoi raccontare, da che tipo di cinema c'è in mente, se c'è un film, una storia sopra i righe. In magari... caso un film horror psicologico, quindi... Allora guarda, lei è perfetta. Dopo se prendi il contatto è un attimo.
c'è pure il manifesto del film nella maglietta, ce la fai di vedere, dove sei? Gira un po' che io, guarda che ci sta, come il manifesto, che sono due buoni, una capanna, no, io non ci sono mio, e io pure, vabbè, sono tre cuori, ah, tre picche, sì, no, io dicevo i cuori, no, comunque non vedo niente, gira un attimo, scusa, adesso ho detto così.